Che bello! Finalmente, dopo non so nemmeno quante partite, siamo tornati a vincere. A vincere in maniera bella, perché secondo me Le Bon ha fatto, non dico un'ottima, ma una buona partita. Appunto, vittoria, come stavo per dire, decisamente meritata, nonostante, diciamo, fattori, tra virgolette, anzi, a parentesi, arbitro, tanto per capire, che ci ha messo in serie difficoltà, perché pareva, penso per gran parte della partita contro di noi, cioè era un giocatore del Catania, l'arbitro praticamente. Nonostante questo, e nonostante le decisioni, io perché altro mi dispiace dirlo, ma continuerò a dirlo, cioè di scelte tecniche, strategiche, ve le vi pare, di Gautieri, che io a quel punto continuerò a dire che non ci capisce un cazzo, e ora dopo proverò anche a dirvi perché. Insomma, siamo riusciti a vincere 4-2, e forse forse la tendenza poteva fare anche il 5. E niente, come ho già detto, una buona partita da parte di tutta la squadra. Non ci sono stati, credo, a livello di giocatori, quello che magari ha spiccato un po' di più. Forse l'unico può essere Galabinov, che quando è entrato ha spaccato la partita. E non dite Jefferson, perché Jefferson ha fatto quel gol a culo. E niente, sono contento perché ho rivisto anche un Siligardi piuttosto esaltato, una buona forma, nonostante appunto abbia giocato, non so, il 90, insomma, è entrato nel secondo tempo, e appunto per questo si riva dopo sui discorsi di Gautieri. E niente, io sono contentissimo perché, a parte mi gabbiano un casino queste partite lì, che poi tra l'altro partita ribaltata nel giro di 2-3 minuti, cioè da perdere 2-1 andare in vantaggio 3-2. Niente, sono contento, non c'è da dire dal punto di vista della prestazione, perché tutta la squadra, sì, a parte qualche, diciamo, come si può dire, qualche sbaglio, però non sbagli eclatanti, mettiamolo così, come ho già detto, la squadra ha giocato in maniera decisamente buona. E ora passiamo a questo Gautieri. Allora, io, e come ho già detto prima, ma lo dico a malincuore, cioè è brutto parlare male dell'allenatore della propria squadra. Però non, cioè, non mi lascia altra scelta. Dato che io voglio essere, o perlomeno cerco di essere il più realista possibile, devo dire anche questo sì. Allora, lascia sta che poi ci ha avuto anche culo, perché quello è stato culo, nonostante la squadra non giocasse male, cioè nonostante la squadra comunque poi la vittoria se l'è messa e l'ha meritata, ci ha avuto culo, o fortuna per essere meno volgari, a far sì che i giocatori che ha fatto tanto tempo hanno fatto tutti e tre gol, ovvero Jefferson, Galabino e Siligardi, no? Però io sono d'accordo che l'altra volta è stato forse meno lì, migliore in campo contro Immoda, però nonostante abbia fatto anche lui gol fra l'altro oggi, no? Non mi puoi far partire gli Jelenic o Jelinic messi a titolari, l'hai fatto una volta e basta. Basta, perché poveraccio, io comunque, nonostante io non conto un cazzo, non sono nessuno di questa serie, però io lo vedo che si impegna il bimbo, lo vedo che ci mette la voglia di far bene, e fra l'altro sono contento di aver fatto con lui. Però non è quel classico, secondo me, parlando dell'attacco poi si va, non dico a scendere, perché a scendere ci sono stati grandi cambi, grandi, tra virgolette, secondo me, errori, però non è quel giocatore da far partire titolare. Secondo me l'Iran c'ha bisogno di tanta tanta esperienza. Allora che è giovane, sicuramente di strada ne farà tanta. Cioè mettilo quando ormai la partita ha già scritto un risultato, che sia una sconfitta, che sia una vittoria. Non lo mette titolare. O perlomeno non lo mette titolare in queste partite lì, perché oggi già entra il Catania. Che se il Catania è una delle squadre momentaneamente più pericolose, però è una squadra comunque da tenere d'occhio, secondo me. E appunto, sono i discorsi di prima. Io ve l'ho già detto qual è, secondo me, il tridente ideale, dato che gioia a 3, è di mettere Siligardi a sinistra, che si accentra e va su verso il destro. Siligardi, scusate, a destra, che si accentra, così poi va sul sinistro e tira per fa sempre. Vantaggiato a sinistra, che anche lui, essendo destro, si accentra, perlomeno può fare di più col destro. E Galavino prima punta. Se non ti garba questa cosa lì, allora gioca come sempre fatto, ovvero si riguardi a destra,
Cutolo a sinistra e vantaggiato, o insomma invertirsi di cambio Cutolo e vantaggiato punta, così che poi magari dopo fa entrare Calabino e se hai fortuna ti spacca la partita come fa la maggior parte delle volte. Ecco, questo CV mi fa di far parte gli Eleni, cioè a me non mi va giù tuttora. E nonostante ho già detto che lui è comunque un ragazzo che si impegna, c'è la voglia, e nonostante poi abbia fatto così, nonostante poi alla fine la partita sia andata a rifinire così. E anche il fatto di dire via, si c'ha tutto in attacco, cioè non sei, come si chiama, Zeman che fa giocare, cioè gioca il calcio offensivo, e non sei nemmeno Topi, di un Mourinho che c'ha una squadra e anche c'hai delle, secondo me, delle capacità anche psicologiche da poter fare una cosa del genere. E devo dire, quando è in svantaggio, fateci caso se non già l'avete già fatto, ma è difficile non vederlo. Tutte le volte in Gautieri incomincia già a 4 in attacco, se non 4, ma 3 e mezzo. Cioè, le vedi, cioè, oggi hanno giocato, non aspetta, ormai dico la cavolata però, è entrato in Fofarole, siamo finiti con Jefferson, vantaggiato, Galabinov e Sirigaini. E non è la prima volta, poi non è andata bene, però ti dico, è rischiosa che cosa, capito? E poi per finire, perché ormai questo video via è più commenti sulle decisioni di Gautieri piuttosto che sulla partita, insomma, per quanto riguarda finire l'attacco, ma no, anzi, per finire tutto la squadra in generale, i discorsi cioè le istruzioni, chiamiamole così, che dai dalla panchina. Cioè, cazzo, perdi, guarda la squadra e fai calma, più piano, almeno quello è quello che dice, ma cosa fai? Ma dilli andiamo, tiriamo fuori i coglioni, che se vale si fa go, tanto bene. E poi un'altra cosa, questa qua me la sono scordata, mi è venuta in mente mentre parlavo, quella di Maicon, come si pronuncia, insomma. Questi ragazzi, mi parla la terza partita che fa da titolare, o perlomeno che gioca gran parte della partita. Quella di questi lì sta facendo delle discrete partite, poi c'è anche lui ogni tanto di qualche sbaglio, però, cioè cazzo, l'ha tenuto fermo quanto? Un quarto del campionato? Boh, cioè ci mancava il terzino, perché noi comunque ci schioccava o Moscati o Cecchierini, che Zeppezze non sono nati terzini, anche se magari ci possono sta, non sono nati terzini, no? Boh, c'è Mekon, spinge, difende abbastanza bene, fa delle ottime anche diagonali, boh, cazzo, mica l'ha fatto già prima? Vabbè, questa era una cosa in più. E ora, per tornare sulla partita, ma anche se la partita non c'ho da dire altro, perché comunque, oltre al fatto di dire, come ho detto prima, che la squadra ha giocato abbastanza bene e nonostante la partita sia stata influita abbastanza dalle decisioni arbitrali, vedi i rigori che a parere mio non c'era, poi io non ho certo modo di vista, anche se c'è il regolamento lo vedo sì, perché ora io non ho ancora vedere, l'ammetto, non ho ancora vedere le highlights e le azioni della partita, a me mi è sembrato spalla a spalla di Moscati, spalla a spalla, anche se va in terra, in teoria non dovrebbe essere fallo, a meno che te non ci vai come un trattore, quello ti fare boh, addosso, in teoria non è fallo, va bene, comunque, e niente, no, sono molto scontento, poi ho rivisto anche un Biagianti in forma decisamente migliore di queste partite che ha fatto, penso sia stato o la meglio o una delle migliori partite di Biagianti di quest'anno. E niente, ce l'abbiamo fatta più che immediatamente. Ora guardiamo subito dalla prossima, che si va giù a contro l'Italia, giù in casa di loro, di mantenere, cioè di restare tra virgolette su quest'onda, l'onda dell'entusiasmo ci sa ora. E niente, speriamo di rivederci il prossimo video ancora così contenti, no? Vi ho detto questo, ciao a tutti, alla prossima.